Oggi noi selezioniamo un gruppo di giovani che hanno previsto la loro iscrizione nel nostro sito e che aveva come appuntamento stamattina appunto questa selezione. E per inserire in questo nuovo ristorante, questa nuova iniziativa che sarà attiva prossimamente a Salerno Retail Park di Forni, e che prevede l'inserimento di circa 60 risorse, 60 ragazzi fra uomini e donne. E quindi in questo senso loro hanno risposto copiosi al sito del Job Tour, che è ormai istituzionale perché ci aiuta molto nella nostra, diciamo, strada verso appunto la realizzazione di nuovi locali. Quest'anno sono previste 5.000 risorse nuove. Quindi dovremo andare fra i 35 e i 40 mila dipendenti in Italia, 700 ristoranti. Insomma, continua lo sviluppo dopo 38 anni dall'insediamento nel mercato italiano e nel cuore degli italiani che ci rispondono sempre con grande disponibilità. E questo ovviamente ci fa piacere. I nostri ragazzi devono essere persone che abbiano quella sensibilità per potersi misurare, collaborare ed accontentare, ovviamente, nell'ambito delle mansioni e la clientela che ci attribuisce la sua fiducia, e noi siamo orgogliosi di questo. Ecco, tantissimi giovani alla selezione, lei ha anticipato prossimamente, ci può dire con precisione più o meno quando è Allora, lo farei prevista? molto volentieri. Il fatto è che nella dinamica della filiera costruttiva ci sono anche delle aziende esterne, le quali ovviamente devono provvedere ad approvvigionare di tecnologie, di arredi, di strutture, di impiantistica. Quindi ognuno di noi, come dire, fa una parte in questo grande puzzle. Penso che sia ormai nell'ambito di qualche mese. Quello che posso dire è che noi cominciamo a formare negli altri ristoranti questo personale. Il personale generalmente risponde, cioè i candidati rispondono generalmente con una percentuale di 2 volte e mezzo, 3 volte come selezione rispetto all'organico necessario. Qui ci danno la possibilità di selezionare serenamente. Teniamo presente che noi abbiamo il 50% dei direttori che sono giovani donne, molto brave, molto capaci, molto spesso più brave di noi maschietti. Sono più accurate, sono più attente e questo è una cosa molto importante. E poi c'è da dire che il gruppo dei giovani è assolutamente preponderante sotto una certa età. Quindi parliamo generalmente sotto i 28-30 anni, e questa è una cosa molto molto importante perché in realtà diventa un meccanismo di stabilizzazione, perché la maggior parte dei contratti sono stabilizzati. Ecco, ci sono molti giovani in cerca di occupazione, è possibile ancora iscriversi per fare la Sempre, perché selezione? bella domanda, devo dire, anzi noi tra parentesi vi ringraziamo, voi ci siete sempre vicino. E siete voi che diffondete in qualche maniera attraverso i vari canali, diciamo, dell'informazione la necessità di approvvigionare e di inserire. Però voglio dire questo: è importante che loro, finita anche questa selezione attuale del Job Tour, si rechino nei ristoranti di Salerno e provincia o qualsiasi ristorante e facciano un'application dicendo: io sono tal dei tali, vorrei lavorare in McDonald's. E rispondano in quale ristorante, in quale location, in quale provincia, perché questo determina il fatto che poi alla fine ci si muova in quell'ottica. Se non questo, c'è anche un'altra alternativa. C'è il sito nazionale dove si può iscrivere e allora il sito nazionale prende le candidature e le gira alle aziende, perché noi, voi sapete che il 90% del business McDonald's nel mondo è franchising. Il McDonald's è uno di quelli che ha inventato il franchise come formula di organizzazione commerciale e ci sono praticamente 150 operatori, sono partner in Italia del gruppo e che si dividono ovviamente l'onore e l'onere di presidiare il territorio locale, perché l'intuizione all'epoca fu proprio questa di Ray Kroc, il fondatore di questa azienda.
Mi spiego, quindi sotto questo punto di vista potete raggiungere McDonald's in qualsiasi forma e maniera, anche venendo a mangiare un panino, un nostro menu, chiedete di avere, come dire, un'application form e vi daranno tutta l'assistenza per i vostri, chiaramente, ascoltatori e spettatori, perché ormai siete anche in video, e devo ringraziare anche loro, oltre che voi, per dedicarci quel tempo necessario a capire i nostri aggiornamenti, a valutarli e a condividerli auspicabilmente. Grazie ancora.